Ovo Erasmus проект за мене значеше можност да запознаам нови култури и сите работи што ги научив овде да ги искористам во иднина. Para mí el proyecto Erasmus ha sido una gran oportunidad para conocer a gente nueva de otros países y culturas y para poder entender por qué las personas emigran a otros países. Per me il progetto Erasmus è stato una formazione personale, ma soprattutto uno scambio di cultura fra la mia e quella degli altri paesi europei. Past, present and future, passato, presente e futuro dei popoli e del loro cammino, a volte entusiasmante, a volte difficile e faticoso, verso la costruzione di un'Unione Europea che sia federazione fra popoli, culture, economie e stati e che sia inclusiva verso tutti i cittadini del continente. È un tema impegnativo quello del meeting che dal 17 al 21 settembre ha impegnato studenti e insegnanti tedeschi, spagnoli, turchi e macedoni, le cui scuole partecipano insieme a quelle italiane ai progetti Erasmus dell'Unione Europea. La settimana di scambi e confronti che si è conclusa all'Istituto Gobetti Marchesini di Torino prevedeva visite al campo della Croce Rossa che a Settimo ospita i richiedenti asilo, all'Ecomuseo del Freidano e al Museo della Resistenza a Torino. Nell'incontro conclusivo a cui hanno partecipato le consigliere metropolitane Barbara Zarà e Anna Merlin sono stati presentati i video realizzati dagli studenti durante la settimana trascorsa in Piemonte. I ragazzi non viaggiano solo per incontrare nuovi amici, ma per aprirsi al mondo, per crescere, acquisire delle informazioni e formarsi delle idee molto più complete e complesse di quello che è la realtà che li circonda. Sono delle prime aperture all'altro, e all'Europa e alle nuove esperienze, a nuove conoscenze. Questi ragazzi poi intrattengono altre relazioni, si troveranno, si conosceranno, i percorsi poi sono diverse tappe, quindi sicuramente è un'opportunità poi per loro da tenere preziosa anche per un futuro lavorativo o scolastico. In città metropolitana intanto ospitiamo da 20 anni lo sportello Europe Direct, uno sportello importante perché informa i cittadini e soprattutto i giovani in questo caso, su quali sono le opportunità che offre l'Unione Europea e anche sulle politiche europee che incidono proprio sul nostro vivere quotidiano. E quindi noi andiamo anche nelle scuole, facciamo questi progetti, vediamo che i ragazzi sono molto contenti di capire come funziona, capire le radici degli altri paesi, degli altri ragazzi europei e di condividere quindi un percorso di integrazione. E diciamo che i nostri giovani con le esperienze che possono fare all'estero attraverso questi scambi hanno la possibilità non solo di imparare una lingua, perché è vero che è importante andare all'estero appunto per poter imparare effettivamente una lingua, ma soprattutto perché nel momento in cui si trovano come cittadini a vivere tutti i giorni insieme ai loro coetanei all'estero, davvero possono portare di nuovo nel nostro paese quelle abitudini socioculturali e relazionali che solo nel momento in cui vivono per un periodo insieme a loro sono in grado poi di riportare nel nostro paese. Se vogliamo costruire l'Europa dei popoli, esclusivamente in questo modo, a mio parere, è possibile.